La sceneggiatura di questo film è stata scritta con la consulenza e l'aiuto di noti teologi, ma le sacre scritture non dicono molto su Maria e Giuseppe. È per questo che alcuni fatti sono descritti come immaginiamo possano essersi svolti. Lui voleva uccidere te. Ma non l'ha fatto. Perché sono arrivato io. È vero,
Ma non per questo dovevi ucciderlo. Cosa? Beh, ora ti accompagno a casa. Anna! Anna, è tornata? Oh, no, non l'hai trovata. No, non ti preoccupare. Hanno rapito la sposa, George. Già, e hanno bruciato il campo. Devi andare. Ma... Oh, questo è... Mi chiamo Giuseppe, della stirpe di Davide di Betlemme. No, è stato Giuda la causa di tutto. Ogni volta che attacca un accampamento romano, loro si vendicano su una delle nostre città. Giuda? Sì, lui con quel suo gruppo di zeloti, come amano chiamarsi. Hanno giurato di scacciare i romani da Israele a tutti i costi. Ma non si rendono conto che con la violenza non otterranno nient'altro che violenza. Ma non si può star fermi ad aspettarli. Bisogna cacciarli via i romani. Certo, lo so e so quanto costa la pazienza, ma è necessaria. Continuare ad uccidere è contro la legge del Signore e finché non riusciremo ad ubbidire a quelle leggi... Oh, Gioacchino. La promessa di Dio è chiara. Lui manderà il Messia, ma solo quando gli avremo dimostrato che sappiamo obbedire alle sue leggi. I disegni del Signore non mi sono chiari. Anche mio padre predicava la pazienza. E lo hanno ucciso. Hanno ucciso tutta la mia famiglia! Hanno bruciato le nostre terre e fatto schiavi tutti gli uomini. Erode temeva che mio padre diventasse troppo potente e ci ha istigato contro i romani. Erode, una maledizione peggiore dei romani. Non si è salvato nessuno dei tuoi? No. Ma... se ti fa piacere, puoi restare. Grazie. Siete molto gentili. Ma ho un parente qui, uno zio. Fratello di mia madre. Sono venuto a Nazareth per cercarlo. Fa il falegname. Il fale... Matteo, il falegname. Abita in fondo alla via, saremo vicini. Queste non sono le mani di un lavoratore, Giuseppe. Le scritture dicono che se un uomo non insegna a suo figlio un mestiere per vivere, è come se gli insegnasse a diventare ladro. Ma mio padre mi aveva insegnato un mestiere. Ah, sì? Sì, ero io che badavo alle nostre terre. Oh, ma quanto è bravo quanto. Già. Beh, per Giacobbe evidentemente era giusto così. E io adesso cosa dovrei fare di te? Ho già due apprendisti. Posso imparare? Già, penso che anche tu dovrai guadagnarti da vivere. Beh, se vuoi imparare prima cominci meglio, ecco. Prendi uno di questi pezzi di legno, ti faccio vedere come si tagliano. E anche le tue mani si adatteranno. Prima o poi. Popolo di Israele, figli di Dio, il corno suona per ricordarvi che Dio è il vostro re. Per quanto tempo ancora vi riterrete soddisfatti di essere un popolo asservito? Ma guardatevi, siete degli schiavi spremuti oltre ogni limite da Cesare e dal re che lo rappresenta, Erode! E fate qualcosa per opporvi? No! Sono gli zeloti. Ancora Giuda e quei fanatici. Dovrebbero Erode scacciarli. Vorrebbe che voi lo adoraste come un dio. Ma non c'è nessun altro dio se non il Signore Dio nostro. Dio! Siamo dato in Dio, l'unico Signore! Oh, sì. Lodate Dio. Ma obbedite a Cesare. Voi state lì seduti ad aspettare, sperando che Dio vi mandi il Messia che vi salverà. Ma finché siete schiavi dei falsi dei di Roma, perché dovrebbe mandarvi il Messia? Dio aiuta coloro che si aiutano.
Solo se vi deciderete a ribellarvi, solo se combatterete i romani, solo se li caccerete dal nostro paese, solo allora! Lui ci sarà accanto e ci aiuterà. Non date ascolto a Giuda. Avete dimenticato che già i romani hanno quasi distrutto questa città. Giuda, non pensi a quello che ci succederebbe. Dovete solo ringraziare Erode. Erode non è altro che uno strumento dei romani. Manda i suoi uomini in mezzo a voi a spiare, per spaventarvi in modo che non vi ribelliate. Guardatevi intorno. L'uomo che vi sta vicino potrebbe essere una spia di Erode. Potrebbe essere lo stesso Erode, dato che uno dei suoi divertimenti consiste nel travestirsi e venire in mezzo a noi per tradirci. E perché? Perché ci teme. Ha paura che un giorno ci ribelliamo e ripuliamo il nostro paese da questa malattia. Siamo il popolo scelto da Dio e dobbiamo ribellarci. Dobbiamo essere tutti uniti. Uniti e fratelli. Giuda, voglio venire con te. Io sono Giuseppe. Sì, ti conosco, Giuseppe. Sei un aristocratico. E quel che è peggio, vai in giro come un romano. Non ho la barba perché sono ancora in lutto per mio padre. Già. Uno che si è arricchito facendo il leccapiedi di Erode. Lo sai come si usa questo? Lo sai. Ma ci risentiremo. Così giovane, Gioacchino. Non lo è più. Tu eri ancora più giovane quando ho cominciato a farti la corte. Maria, sei bellissima. Matteo.
Va bene, ora basta con queste sciocchezze. Torniamo alle cose serie. Ragazze, prendete i vostri posti. Ragazzi, mettetevi in fila. Anche tu. Però non è che sei tanto veloce, sai. Gioacchino, non puoi aspettarti che Giuseppe dimentichi il modo in cui è stato allevato. Sì. Sarà molto difficile, sarà infelice. E anche Maria sarà infelice con lui. Io sono contraria a Gioacchino. Giuda ti vuole vedere. Dio, dacci la vittoria in questa battaglia. Combattiamo per te e per il popolo di Israele. Stasera colpiremo l'arsenale romano a Sapporis. Se vuoi puoi unirti a noi.
Maria, guarda, che fa quello? Oh, per favore, un po' d'attenzione. State attenti. Questa è una scatola. Non lo so. Non capisco cosa stia facendo. Oh, no, non va bene. Ci riprovo, eh? Ecco. Ecco fatto. Uno per te. Uno per te. Anche per te. Ho voglia di ballare e ho voglia di cantare. Sì, sì, è così bello essere vivi. Oh, guardate, guardate che bella ragazza. Ma mi sembra triste. Oh, vieni qui, sei così bella, ti farò ridere io. Vieni. Bobo, non devi dar fastidio alle ragazze. Oh, no, 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 no. Se non vieni io mi metto a piangere, ecco. Su, va, Maria, per favore. Oh, sì, vieni, vieni, Maria, ti prego, vieni. Vieni da me, Maria. Bellissima Maria. Oh, perché sei così triste? Visto? Ti ha fatto sorridere, no? Oh, ora ti do un bacio e ti faccio ridere. Boh, ma insomma. Solo un bacino. Un bacino solo. Ciao. Maria! Andate a casa, ragazzi. Vergognati, Maria. Posso giustificare i bambini piccoli, ma tu hai dimenticato la legge. Dio ci ha proibito qualsiasi immagine umana e io ti trovo qui a giocare con questa cosa. Ma signore, è solo una marionetta. Va a casa. E tu prendi il tuo idolo e vattene da questo paese. Maria. Sono così dispiaciuto. Ti puniranno. Ti prego, di che è stata colpa mia? Ti ringrazio, ma non preoccuparti. Davvero? Se tu vuoi, ti accompagno a casa. Ti porto sul mio carro. No, no, grazie. Posso mettermi dietro? Sì. Vado a prendere il carro. Buongiorno. Mi stavi aspettando? No, stavo riposando. Beh, dato che eri sdraiato vicino al mio albero, ho pensato che... Quale albero? Questo albero è il mio. In Galilea, quando nasce un bambino, suo padre pianta un albero per lui. E poi, il giorno del matrimonio, si tagliano i rami per farne decorazioni. Allora, visto che non mi stavi aspettando. Spero che ti sia divertita. Con quella specie di zingaro. Sei geloso. Giuseppe mi ha fatto ridere, soltanto questo. Mi ha fatto sentire felice. E io no. Ma questa è un'altra cosa. È solo che tu sei così orgoglioso. È sempre pronto ad arrabbiarti.
È vero, hai ragione. Io sono fatto così. Ma posso essere diverso. Sì. Se tu mi aiuti. Vedi, se solo io potessi averti. Ma io non posso offrirti nulla. Sono un povero apprendista. Io... non sono in grado di guadagnare abbastanza per tutti e due. Immagino cosa direbbe tuo padre al posto suo. Beh, so cosa direi io. E sono certo che tua madre è contraria. Giuseppe, non vuoi sapere che cosa penso io? Posso dirti che ti ho amato dal primo momento che ti ho visto. E seguiterò ad amarti per il resto della mia vita. Ti amo tanto. Uccidilo! Tu resta qui. Giuda, non accadrà mai più. No, tu sei un pericolo per noi. Ho sempre cercato di essere una figlia rispettosa e di obbedirti come vuole il Signore. Sì, sì, lo so bene. E se non mi permetterai di sposare Giuseppe, io ti obbedirò anche in questo. Ma non sposerò nessun altro. Non posso, io appartengo a lui. Maria, cosa Anna, dici? Anna, ti prego. Maria, cosa intendi quando dici che appartieni a Giuseppe? Io sento che anche Dio desidera che sposi lui. Devi stare bene attenta a non confondere i tuoi sentimenti per Giuseppe con il volere di Dio. Ma da dove nascono questi sentimenti se non da Dio stesso? Se ti sentissero parlare così. Beh, forse Dio ha voluto che tu ti innamorassi di Giuseppe. Oh, padre, allora mi capisci. Ne ero sicura. Io sarò felice solo con Giuseppe. Di a Giuseppe che può venire da me. Oh, grazie. Però, Maria, non ti prometto nulla. Io sono Giuseppe, sì, sono Giuseppe, figlio di Giacobbe, figlio di Nathan. Ancora non sei pronto? Certo che sono pronto, ripetevo il mio albero genealogico. Vabbè, sarà meglio che impari molto bene, dato che non hai altro da offrire, su, fatti guardare. Ah, cielo, Giuseppe, non possiamo far niente alla tua faccia. Perché? Beh, sto cercando di farmi ricrescere la barba, ma non ricresci molto in fretta. Va bene, non è importante, ascolta. Fa parla a me per primo, capito? Aspetta, gli dirò che ti ho dato la terra per costruirvi una casa. Ma e cosa? poi parlerò abbastanza bene dei tuoi progressi. È la verità. Grazie. Sì, e poi tu gli dirai quanto ami Maria e tutto il resto. E poi il tuo albero genealogico, ma con umiltà, Giuseppe, con umiltà. Dio esalta colui che si umilia, ma disprezza colui che glorifica se stesso. È ora di andare. Che era figlio di Matusalemme, che era figlio di Enoch, che era figlio di Jared, che era figlio di Jared, che era figlio... di Malel. Malel? Sì. Malel.
che era figlio di Caino, che era figlio di Enos, che era figlio di Set, che era figlio di Adamo, che fu creato da Dio. Dobbiamo ringraziare Dio che non ti ha permesso di ucciderlo. Ma non è importante che io l'abbia ucciso o no. Quello che conta è il nostro successo. Con le armi che abbiamo ora possiamo sollevare la Galilea e cacciare i romani in meno di una settimana. Oh, sì, è meraviglioso. Ma che bella impresa eroica. Non devi aver sentito le notizie da Sapporis. La città dell'arsenale. I romani l'hanno bruciata e rasa al suolo. Poi hanno crocifisso tutti gli abitanti. Tutti, Giuseppe, ad eccezione dei bambini. I bambini li hanno deportati come schiavi. Non lo sapevo, Maria. Ma pagheranno anche questa. Non riesci a capire quanto è sbagliato quello che fa Giuda. Lui sostiene che Dio ci aiuterà soltanto se gli dimostreremo la nostra forza, se combatteremo e uccideremo esattamente come fanno i romani. Ma come puoi crederlo, Giuseppe? Tu pensi che sia questo che Dio desidera da noi, che infrangiamo le sue stesse leggi? Alcuni sostengono di sapere quello che vuole Dio. È quello che ci ordina il Torah, quello che dicono i profeti o Elia. Amate la pace, perseguite la pace, amate il vostro prossimo ed aiutatelo ad obbedire alle leggi. Le leggi, ricorda. Non c'è bisogno che me lo ricordi tu. Non si riesce più a parlare con qualcuno senza che cominci a sputare sentenze. Va bene. Ma tu sai cos'altro ha detto Elia? Se non penserò io a me stesso, chi lo farà per me? E se non adesso, quando? Ora devo andare. Oh mio Dio, ti scongiuro, fa che Giuseppe capisca. Benvenuto. Non immaginavo una simile accoglienza. So che stai per sposarti. Sì. Il fidanzamento avrà luogo tra un mese. Hai intenzione ancora di seguirci? Io credo nella vostra causa. E non nei nostri metodi? Non esistono altri metodi, Giuseppe. Sì, lo so, ma sto cercando di imparare a vivere in pace, di dimenticare il passato. E ci riesci? Non lo so, ma so che amo Maria e le ho promesso che ci avrei provato. Mm-hmm. Perché? Io ho una moglie, Giuseppe, e dei figli. È il mio amore per loro che mi fa mandare avanti questa causa. Quando morirò, loro continueranno. Ma se avrò un figlio, non vorrò questa vita per lui. Non voglio che debba lottare per vivere come noi, sempre con la paura di venire uccisi. Per questo non dobbiamo cedere, per il futuro dei nostri figli. Ma se non ce la faremo, anche loro dovranno essere pronti al sacrificio. E credi che questo porterà il Messia in Israele? Questo è nostro fratello israelita, Giuseppe, della stirpe di Davide. Egli desidera sposare Maria, figlia di Gioacchino, e costruire la sua casa qui tra noi. Io unisco la mia anima alla tua in eterno. Io mi unisco a te nella via della rettitudine e della giustizia, nella via dell'amore e della carità. Io unisco la mia anima alla tua in eterno. Io sarò unito a te nella via della fede, che ci condurrà al Signore.
Stasera hai celebrato una bellissima cerimonia alla luna, Zaccaria. Sono contento che ti abbia rallegrato. Sei così silenziosa stasera. Ti dispiace che parta per Gerusalemme? Non starò via per molto tempo. Ah, no, di certo. Ed è un onore per un sacerdote predicare nel Tempio. Sono contenta per te. Una carovana oggi mi ha portato notizie di mia sorella, da Nazareth. Da Anna? E come sta? Maria sta per fidanzarsi. Ma che bella notizia. La piccola Maria. Mi sembra quasi impossibile. Già. Come è passato in fretta, non è vero? Questo tempo. È tutto il giorno che ripenso al nostro fidanzamento. Alle speranze che avevamo. Sì. Io speravo di diventare il sommo sacerdote del Tempio. E io volevo darti... Volevo darti molti figli. Ti ricordi cosa facevamo appena sposati, se la notte era calda come stasera? Andavamo a dormire sulla terrazza. È passato tanto tempo dall'ultima volta, chissà se ancora possiamo permettercelo. Sai, prima potevo sempre sperare. Potevo sempre illudermi che fosse ancora possibile. Potevo dire forse la prossima volta. Ma è giunto il momento di accettare la realtà. Non potrà più accadere. Ne sei sicura? Sono già 2 mesi ormai che sono sicura di non essere più una donna. Elisabetta, se mi avessi dato 10 figli non avresti potuto essere più donna di come sei stata e sei. E io non potrei amarti di più. Tu sei così buono, così onesto. Avresti dovuto lasciarmi già da molto tempo per una donna che poteva darti dei figli. Era tuo dovere, specialmente come servitore di Dio. Se aver vissuto con te è il mio peccato più grosso, sono sicuro che Dio mi perdonerà. Che c'è? Pensavo alla notte in cui ci siamo fidanzati. Allora ti dissi che ti avrei amato anche quando fossimo diventati vecchi. E per sempre. Era luna piena quella notte. Te lo ricordi? Sì, perfettamente. Accompagna a casa nostra questo signore e io dico a nostro padre che abbiamo un ospite. Grazie, mia cara, sei molto gentile. Grazie, ragazzo. Padre! Che c'è, Maria? Signore, ho invitato un ospite a dividere la cena del sabato. Maria, ma come osi? È stato un pensiero nobile. Ci vediamo a casa. Ma che mancanza di rispetto. Dovrebbe rendersi conto che solo tu hai il diritto di invitare un ospite. Non ha importanza chi lo fa, Bartolomeo. Le ho insegnato che il sabato, dopo l'ufficio divino, è nostro compito fare la carità. Ma tu le dai troppa libertà, troppa indipendenza. Sorvegliala più attentamente, Gioacchino. Grazie, grazie. Siete così gentili.
Pochi ospiterebbero stranieri di questi tempi. Eravamo tutti stranieri in terra d'Egitto. Ma la gente è sospettosa e non ha torto. Erode manda le sue spie dappertutto. Si sentono tante storie in giro. Io non lo prenderei così, alla leggera. Conosciamo Erode. Ha reso malvagia questa terra. È più crudele dei romani. Loro non fingono di essere nostri amici, come fa lui. Vuol passare per un buon giudeo ricostruendo il tempio. È costato al nostro popolo denaro e non si sa quante vite umane. Ma come hai detto anche tu tante volte, dobbiamo avere pazienza. Giuseppe, hai ragione. Dobbiamo aspettare che sia Dio a punire gente simile. Ed egli lo farà. Si è fatto tardi. Non voglio abusare ancora dell'ospitalità. Ma resta a dormire. Dove vuoi andare? Mi piace viaggiare di notte. È più fresco. Che Dio te ne dica, figliolo. Non dimenticherò la tua gentilezza. Dio ti accompagni. Gioacchino. Sta tranquilla, Anna. Gioacchino, figlio di Esdra? Sì. Ti arresto in nome di Erode, nostro re. Padre! Sotto quale accusa? Niente domande. Seguimi. Va bene. Padre, non andare. Va tutto bene. Non aver paura. Padre. Padre, è stato il vecchio. Era Erode. No. No, Maria, sarà semplicemente uno sbaglio. No. Ora ascoltami. Noi seguiamo le leggi dettate dal Signore. Qualsiasi cosa accada, ricordatelo e abbi fiducia in Lui. Gioacchino! Ma dove lo porta? Non lo so. Era Erode. È tutta colpa mia, l'ho invitato io. Vada al rabbino, lui ti dirà cosa fare. Penserò io a tua madre. No, Maria. No, Maria. Ti prego. No. Lasciami. No, Maria. No, Maria. Povero Giuseppe.
Ancora una volta hai dovuto tagliarti la barba. Maria. Giuda, perché sei qui? Questa morte non ti gioverà. Se mi ritieni colpevole, perdonami. Perché non sei fuori a cercare gli assassini di mio padre? Il senso della giustizia, per derubare i poveri dei loro diritti, per fare del male alle vedove e agli orfani. Quella, un'altra idea di Erode. Per quanto tempo ancora Dio permetterà tutto questo? Tempo al tempo, Isacco. Dove è andata a finire la vostra gloria? Con grande amore tu ci hai amato, o Signore nostro Dio, e con immensa pietà hai avuto compassione di noi. O Geova nostro Re, per la salvezza dei nostri padri che hanno creduto in te, abbi pietà di noi e illumina i nostri occhi con la tua legge. Aiuta i nostri cuori a recepire i tuoi comandamenti e fa che siano uniti per amare e tenere il tuo nome, perché tu sei il Dio della nostra salvezza. Ci hai eletto tuo popolo fra tutte le genti della terra e noi ti amiamo, ti lodiamo, o Signore. Zaccaria, figlio di Aaron. Zaccaria, su di te è sceso il dovere più santo, cui un sacerdote possa aspirare. Quello di entrare nel luogo più sacro del Signore e presentargli le offerte. Che tu possa adempiere bene a questo tuo compito. Oh, Signore, ti ringrazio di avermi permesso di esserti così vicino. Tu sai che ho sempre cercato di servirti nel modo migliore, ma sai anche che spesso sono venuto meno ai miei doveri. Tutti quegli anni in cui continuamente ti chiedevo perché non volevi concedere un figlio a Elisabetta e me. Perdonami, Signore, per tutti quegli anni di dubbi nei tuoi confronti. Ti ringrazio per la pace che è scesa su di me, accettando la tua volontà. Zaccaria. Zaccaria. Non avere paura, Zaccaria. Non avere paura, Zaccaria. Io sono Gabriele, messaggero del Signore. Sono venuto per dirti che il Signore ha sentito la tua preghiera e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio. Elisabetta ti darà un figlio. No. No, non è più possibile. È troppo tardi. Tu chiamerai tuo figlio Giovanni. Tu chiamerai tuo figlio Giovanni. Sarete ambedue molto felici alla sua nascita. E molti gioiranno con voi, perché lui sarà uno degli uomini vicini al Signore. Sarà illuminato dallo Spirito Santo. Lui precederà l'arrivo del Messia. Preparerà il popolo al suo arrivo. E gli insegnerà ad amare il Signore e a vivere come figli di Dio.
Io sono il messaggero di Dio, Zaccaria. Ma dato che tu non mi hai creduto, sarai costretto al silenzio. Non potrai parlare. Fino al giorno in cui nascerà tuo figlio. È così lontana, Giuseppe, così strana. A stento parla. Sì, lo so. È come se fosse assente. E non ha versato una lacrima. Passa ore e ore sulla sua tomba. Asa, vieni, è tardi. Ora è là. Sono così in pensiero per lei. Ci sono i soldati in giro. Vado io a prenderla. No. Vado io. Padre, che cosa devo fare? Ho sempre creduto in ciò che mi ha insegnato. Ad avere fiducia nella potenza di Dio e nelle sue leggi. Ad avere pazienza nell'attesa che ci mandi il Redentore. Ma chi potrà redimere te ora? È troppo tardi. Come posso non dubitare adesso? Come posso credere nella santità e nella giustizia di un Dio che ha permesso che tu morissi così? Tu, l'uomo più buono che ci fosse al mondo. E ora io non potrò rivederti mai più. Mai più. Ed è tutta colpa mia. Maria. Maria, perché piangi? Piango perché sono rimasta senza padre. Ma il Signore è con te. Non avere paura, Maria. Dio ti ha fatto un grandissimo dono. Molto presto nascerà da te un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio di Dio. E Dio gli darà il trono del suo capostipite David e regnerà su Israele in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Ma come potrà essere? Io non ho conosciuto nessun uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza di Dio ti proteggerà. E il bambino che nascerà da te sarà il santo figlio di Dio. Maria? Non ti senti bene? Se n'è andato. Maria? Chi se n'è andato? Era un angelo, Giuseppe. Mandato da Dio. C'era una gran luce. Sta per nascere il Messia, Giuseppe. Da noi. Sarà il nostro bambino. Tu e mio. E diventerà re. Sul trono di Davide. Dobbiamo dirlo a tutti quanti. No, no. Non dirlo a nessuno. Promettimelo. Ascoltami, so che vuoi partecipare a tutti la tua felicità. Ma può essere pericoloso. Pericoloso. Certo, perché la gente potrebbe non crederti. È stanca di tutti coloro che vogliono essere il Messia. Lo sai che ogni ragazza qui, in questo paese, sogna di essere la madre del Messia? Ma io non ho sognato. E la cosa peggiore è che se il Messia dovrà nascere da una contadina, in una famiglia povera, i sacerdoti e gli anziani non ne saranno contenti, si sentiranno minacciati. Non vorranno crederci. E chissà come reagiranno. E poi c'è Erode. Solo la speranza del Messia è già una minaccia per lui. Se venissi a sapere che... Sì, hai ragione. Non lo diremo ad altri che a mia madre. Aspetta, tua madre è sconvolta dagli ultimi avvenimenti.
Penso solo che dovremmo aspettare prima di prendere qualsiasi iniziativa. Ma non per il matrimonio, Giuseppe. Non è possibile. L'angelo ha detto molto presto. E come puoi aspettare adesso che sta per accaderci questa cosa meravigliosa? Oh, Signore, fa che non sia uno sbaglio. Ti prego, fa che sia vero. Oh, sì, speriamo che sia vero. Ci ha disonorati, Matteo. Lui pensa che essendo in condizioni migliori delle nostre può. Oh, se Gioacchino fosse ancora vivo. Su, Anna, può darsi che tu ti stia sbagliando. Ma cosa devo pensare? Maria dice che deve sposarsi, ma che Giuseppe non vuole. E che ci sono delle cose che lui vuole tenermi nascoste. Vieni, Anna. Parleremo con Giuseppe. Spero che le sue risposte siano soddisfacenti. O sarò costretto a frustare quella sua pelle principesca. Non riesco più a capire che cosa devo fare. Tu mi credi, vero? Ne sono sicura. E sapresti che cosa fare? Ma io sono sola. Ho pensato che dopo un po' si sarebbe accorta dell'irrealtà della cosa. Non volevo che vi preoccupaste inutilmente e non ho voluto che ve lo dicesse. Ciò che hai fatto è giusto, figlio mio. Si sente in colpa per la morte di suo padre. Io credo che in questo modo si illuda di mantenere viva la sua immagine, di sentirne meno la mancanza. In un certo senso io la capisco. Quando accadde alla mia famiglia, anch'io non riuscivo ad accettare la realtà. E pensa che tutte le ragazze di Israele covano segretamente il sogno di essere la madre del Messia. Già. Ma crederlo veramente? Oh, Anna è così giovane. Ha avuto un gran dolore. Presto tornerà quella di prima, vedrai. E tu torna a costruire la vostra casa. Sarà l'aiuto migliore che potrai darle. Amala. Dale tu qualcosa da sognare. Buongiorno, Anna. Che piacere rivederti. Oh. So quanto hai sofferto per la morte di tuo marito. Grazie, Rachele. Ci riprenderemo. Ruth ha tanto desiderio di venire a trovare Maria, ma in questo momento non ha davvero molto tempo. Vedi, Ruth sta per sposarsi. Oh, ma è meraviglioso! Meraviglioso! Maria, hai sentito? Maria! Cesare, schiavizzerebbe anche la vostra mente. Vi farebbe credere di essere Dio! Ma non c'è altro Dio all'infuori del Signore Dio nostro! Cercate di immaginarlo, fratelli, un Messia. Il più grande condottiero che il mondo abbia mai conosciuto. E come verrà? Ora ve lo dico io come verrà. I cieli si apriranno e il Messia arriverà. Cavalcando un cavallo bianco, grondante del sangue di Israele, il sangue dei nostri padri!
giungerà a cavallo sopra le nuvole e ci guiderà nell'ultima grande battaglia contro i nostri nemici. Chiamerà a raccolta tutti gli avvoltoi della terra per il grande banchetto di Dio sui campi del massacro, dove divoreranno le spoglie di re e generali, di uomini ricchi e schiavi, di piccoli e grandi. No, non dovete ascoltarlo. Giuda, so che credi a ciò che dici, ma ti sbagli. Tu non capisci. Il Messia sta arrivando, arriverà presto, ma non in quel modo. Non come un vostro soldato grondante di sangue e avido di morte. Non hai mai visto una donna parlare in pubblico? Faccela via, è pazza! Non potete capire, vi prego, credetemi! Lasciatela stare! Il Dio mi ha parlato! Egli mi ha detto che sarò io la madre del Messia che deve venire! Ma il Dio mi ha parlato! È vero, sarà mio figlio, mio e del mio sposo Giuseppe! Fatemi passare! Maria, Maria! Ha bestemmiato! Questa donna ha bestemmiato! Blasfema! Blasfema! A casa! No! Ma perché non volete credermi? Dio mi ha inviato il suo messaggero! Mio figlio diventerà il nostro re! Sì, è vero! Maria, Maria, Maria! Giuda, provochi guai ovunque tu vada. Vi prego, chiamate un medico. Perché? Ah, sì, certo. Un medico, presto, su. Un medico? Non c'è bisogno di un medico per capire che malattia ha quella ragazza. Giuda, non capisci. I nostri padri hanno creduto e... Giuda, dobbiamo andare. Grazie, Giuda. Ma cosa stiamo aspettando? Il medico è ancora lì dentro? E cosa può dire? Ma guardatela. È indegna. Mamma. Shh. Ho paura. Vieni. Andiamo a casa adesso. Su. Appoggiati a me. Non devi aver paura, ci sono io. Non preoccuparti, Maria. Sta tranquilla, non permetterò che ti disonori. Ma perché seguite a non credermi? Non è stato Giuseppe. Maria, non ricominciare, è una follia, stai cercando ancora di proteggermi. Maria! Maria! Sì, Maria, ci hai fatto credere che fosse fuori di sé in tutto questo tempo, mentre era... Madre, ti prego, lasciami sola con Giuseppe. No. Non ti permetterò di restare sola con lui un istante. Traditore. Bugiardo.
Non ti bastava rovinarla, dovevi anche convincerla che fosse un grande onore. La stirpe di David, già. Se non mi lascerai parlare con Giuseppe, me ne andrò via. È vero quello che dicono. E danno la colpa a te. Perché non hai voluto sposarmi quando te l'ho chiesto? Ma si può rimediare. Possiamo sposarci anche adesso. Sono certa che tu entri nel disegno del Signore. Chi è stato? Continui a non credermi. Credere? E cosa dovrei credere? È stato Dio a metterti incinta? Sono stato così in pena per te, tu mi hai preso in giro per tutto questo tempo. Rimproverandomi il mio orgoglio, fingevi di disprezzare tanto. Sposami, Giuseppe, tu sarai il padre del Messia, Giuseppe, e Dio farà rinascere la stirpe di David, Giuseppe. Chi è stato, Maria? Chi è il padre del bambino che porterà il mio nome? È stato forse quello zingaro, quello che ti faceva tanto ridere? Giuseppe. Non è colpa tua. Iddio ha chiuso le tue orecchie e sigillato il tuo cuore. Ma non capisco perché. Tu sapevi che potevo offrirti una sola cosa oltre al mio amore. Il mio buon nome. E questo te l'avrei dato con tutto il cuore. Ma è tutto ciò che possiedo. E non permetterò che mi venga tolto. Non ho bisogno del tuo nome, Giuseppe. Io non lo voglio. Non ci ho mai pensato. Io volevo solo te. Mai che saresti stato disposto a seguirci in tutto. Sei sicuro che ci riuscirai? Sì, sono sicuro. Sarai segnato a dito. Ti volteranno la schiena. Proprio ora che ti avevano accettato. Maria ha dichiarato pubblicamente di essere stata scelta come madre del Messia e che Dio stesso l'ha messa incinta. E voi vi chiedete se processarla per adulterio. Avete riso di me quando ho rimproverato Maria per quello zingaro e quella sua marionetta. E voi dite che sono troppo severo. Ma perché non ridete adesso? Dobbiamo giudicarla per la colpa di bestemmia contro Dio. Nessuno di noi ride, come puoi vedere. Ma perché bestemmia contro Dio? Vi consiglierei di evitare un processo per bestemmia. È molto difficile. Ma lo sapete che cosa dice la gente per la strada? È pronta a lapidarla per aver cercato di nascondere la sua colpa. Noi siamo responsabili della morale, possiamo ignorarlo questo? Un momento, Bartolomeo. Tu vuoi giudicarla prima ancora del processo? Possiamo solo ringraziare Dio. Che nessuno per fortuna creda a questa ridicola storia. Saremmo andati incontro a dei guai altrimenti. Che cosa diciamo alla gente? La gente, Bartolomeo, è molto raro che capisca cosa le conviene. Ma che differenza c'è? Che sia adultera o che sia blasfema? La pena è sempre capitale.
chi è? Nessuno, ti la mettere, lavora, su! Sì, sempre lavora, io lavoro! Sì. Ma il falegname che sei! Non ho mai preteso di essere un bravo falegname io. Speriamo che gli anziani conoscono la giustizia più di quanto tu conosci il tuo mestiere. Bravo, giustizia. Sì, sì, la giustizia. Se ci fosse giustizia, ci sarebbe Matteo a fare questo lavoro. Ma lui non ha voluto saperne. Già, sì. E ha detto che avrebbe frustrato chiunque ci avesse dato una mano. Immagino che Giuseppe non avrà nessuna intenzione di venire ad aiutarci, non credi? Avvoltoi aspettano la loro presa. Ho paura che oggi non saranno delusi. Sai, questo è un mondo strano. Non trovi, Cam? Tutti aspettano e pregano per la venuta del Salvatore. E poi quando una dice che sta arrivando, si scandalizzano e decidono di ucciderla. Oh mio Dio. Non posso credere che tu voglia togliermi la vita. Che voglia togliere tuo figlio dal mondo che lo aspetta da tanto tempo. Anche se loro non riescono a crederci. Ma se questa è la tua volontà, non mi opporrò. Aiutami solo ad essere forte. Aiutami a ricordare che un giorno sarò con te in paradiso. Maria. Va tutto bene, madre. Tutto bene. Dio mi aiuterà. Maria, no. Perché soltanto le vergini portano il velo blu. No, madre. È ancora un mio diritto. Voglio portarlo. Matteo, se vedrai Giuseppe un giorno, puoi dirgli, per favore, che io lo amo sempre.
una tua amica, vero? No, no, la conosciamo appena. Andiamo, Ruth. Giuseppe! Giuseppe! Come ci hai scoperto? Una volta ho seguito Giuda fin qui. Giuda non c'è adesso. Va, va a casa. E non dire niente a nessuno. No, fammi vedere Giuseppe. Devo vederlo. Ti prego, ti prego. E poi ha detto... Beh, ha detto che era stata scelta per essere la madre del Messia. Sì, esattamente come vi hanno già detto gli altri, che il Dio ha parlato con lei. Ma non ha affermato che il bambino è di Dio. Non in quel momento, ma più tardi. Come già avete sentito, ha detto che Giuseppe non era il padre. Che lei era la santa sposa di Dio. Sì, va bene. Grazie. Puoi andare. Maria, rispondi tu adesso. Hai sentito le accuse che ti hanno mosso e la testimonianza di queste persone? Se hai qualcosa da dire a tua difesa, per favore, parla. Su, parla. Puoi ancora difenderti dalle accuse, Maria? Sì, tutto quello che i testimoni hanno detto è vero. E così gli dicevo la verità. È vero, il Signore mi ha parlato. Che altro posso dirvi? Queste sono accuse molto gravi. Maria, tu sai bene qual è la pena. Se io dico che sarò la madre del Messia, voi mi condannate per bestemmia. Se io vi dico che il bambino non è di Giuseppe, voi mi condannate per adulterio. E tuttavia io affermo che tutto questo corrisponde a verità. Noi non vogliamo essere costretti a condannarti. Ma dovrete farlo, perché voi non potete credermi. E io non posso aiutarvi. Sì, potrei mentire. Potrei dirvi che il bambino che nascerà è di Giuseppe. Potrei salvare me stessa diffamando però il suo nome. Non lo farò mai. Non ci lasci altra scelta. Maria, figlia di Gioacchino, io ti condanno alla morte per lapidazione. E che con la morte tu possa espiare il tuo grande peccato. E nelle mani di Dio io rimetterò il mio spirito. Bartolomeo, sei tu che hai iniziato il procedimento d'accusa contro la condannata. E ora è tuo diritto, anzi, tuo dovere, scagliare la prima pietra. Io? Ma questa sembra quasi una vendetta. Io volevo solo giustizia. Procedi. Aspettate! Devo parlarvi! Solo adesso me l'hanno detto! Io non sapevo niente!
Molto bene. Quello arriva adesso! Calma, calma! Conoscete la legge. Tutti i testimoni devono essere ascoltati, anche quando è stata letta la sentenza. Io sono Giuseppe, della stirpe di David. Questa donna Maria è la mia promessa sposa. Giuseppe, prendo atto della tua affermazione. Ma è mio preciso dovere avvertirti che sono state mosse altre accuse contro di lei. Sei a conoscenza di tali accuse? Chiedo il permesso di parlarti separatamente. Il popolo ha diritto di essere informato. Sì, è giusto. Giuseppe, devi parlare in presenza di tutti. Ebbene, so cosa vi ha detto Maria. Ma dovete capire anche che ha perso suo padre solo da poco tempo. Io temo che la sua mente sia sconvolta. È molto giovane, impressionabile. Ma io posso garantirvi che un tale comportamento non si ripeterà mai più. Appena saremo diventati marito e moglie, queste fantastiche affermazioni cesseranno. No, questo non è vero. Maria, ti prego, devi restare in silenzio. Questa donna ha offeso la morale dell'intera comunità. Giuseppe, figlio di Giacobbe, gli anziani accolgono la tua richiesta e dichiarano legalmente Maria tua futura moglie. Ma dato che avete agito in maniera offensiva per la morale di questa comunità, ambedue sarete flagellati. Flagellateli! Trovo giustissima la sentenza e chiedo perdono alla comunità. Ma di una cosa vi supplico, raddoppiate la mia punizione e risparmiate mia moglie. Sta per avere un bambino. No, anch'io ho meritato la punizione. Silenzio! A nome degli anziani accetto la tua richiesta. La sentenza verrà eseguita immediatamente. Matteo, ti prego, accompagnali a casa. No, Maria, io rimango. No, devi portarli a casa. Anna, Anna, vieni. Andiamo a casa. Ah!
Appoggiati a me. Vattene. Perché? Va via. Se tu volessi parlarmi ancora una volta, se volessi indicarmi la via da seguire, essi non mi credono. E io non capisco più che cosa dovrei fare. Voglio seguire la tua volontà. Ma come posso farlo io da sola? Io così sola senza Giuseppe. Se solo potessi aiutarmi. Dio è con te, Maria. Dio è con te, Maria. Egli non ti ha abbandonato. Ogni sua promessa verrà mantenuta, perché per lui nulla è impossibile. Alzati ora e va da Elisabetta. Là troverai pace.
L'angelo ha detto che nostro figlio sarà grande dinanzi a Dio e pieno di Spirito Santo come Elia. Egli dovrà preparare il popolo alla venuta del Messia. E perciò questa venuta deve essere prossima. Ma quando sarà? Come? Se solo Dio volesse darci un segno. Ah, sì, mio caro. Lo vorrei anch'io. Quando accadrà? Come faremo a riconoscerlo? Ah, Zaccaria. Siamo stati benedetti. Sei tu. Dal piedistallo, l'aquila romana che Erode ha installato di fronte al nostro tempio. Vi sembra rischioso? Vi sembra troppo rischioso? Se qualcuno ha dei dubbi. È rischioso. È proprio in mezzo a Gerusalemme e tutta la zona è strettamente sorvegliata. E poi... Non sono affatto d'accordo con te, Giuda. Io ammetto che ci impadroniamo delle armi o bruciamo il grano dei romani. Ma questo cos'è? Un atto simbolico. Non indebolirà la loro forza. Hai ragione, è un atto simbolico. E per questo è importante. Subire l'invasione, le tasse, sentir chiamare romano il nostro territorio sono tutte cose difficili da sopportare. Ma possiamo sopravvivere. Possiamo sopravvivere perché siamo un popolo unito. Non unito dalla stessa nazione, ma dal fatto che tutti noi... Abbiamo una stessa fede. Abbiamo avuto le stesse leggi. Siamo i figli di Dio. E finché saremo accomunati in questa certezza, potremo sopravvivere. Questa è la nostra terra, la terra che Dio ci ha dato. E noi la conserveremo se sarà possibile. Ma se un giorno ci dovesse accadere di perdere questa terra... Allora dovremo sapere chi siamo. Dovremo ricordare. Dovremo insegnarlo ai nostri figli, ai loro figli, sparsi per ogni parte del mondo, per sempre, sempre, sempre! E sapremo di essere ancora un solo popolo. Il fatto che i romani si impadroniscano della nostra terra non è importante, di certo. Il rischio è che si impadroniscano delle nostre menti, allontanandoci dall'unico vero Dio. L'aquila, va bene, è solo un simbolo. Ma è il simbolo di tutti quei falsi dei che minacciano la nostra fede. Possiamo forse lasciarla proprio davanti alle porte del nostro luogo più sacro? Giuda? No, sei cambiato. Perché? Ho sempre detto che era in pericolo la nostra integrità morale. Ma perdere la nostra terra, quando siamo ancora pronti a morire per conservarla. Anch'io sono pronto a morire per essa. Ma morire non significa lo stesso perderla. E allora? È il Messia che deve venire. Non è fatto che ripeterci di combattere perché venisse a salvarci. Egli verrà. Sono sicuro di questo. Ma se mi sono sbagliato? E se Dio volesse inviarcelo, non come un soldato per cacciare i nostri nemici, ma ce lo mandasse per qualche altro scopo? Quale scopo? Non lo so. Non lo so. So che ho capito improvvisamente che cosa devo fare, come dobbiamo lottare.
per fare in modo che anche se dovessimo perdere tutto, avremmo sempre noi stessi. Dio, aiutami ad essere una buona madre. Insegnami quello che devo sapere. E ti prego, non abbandonare Giuseppe. E se è quello che vuoi, ti prego, fa che torni da me. Se è quello che vuoi. Che cosa stai facendo, Maria? Sto mettendo a posto i miei vestiti. Non credo che mio padre voglia che io porti ancora il lutto. Oh, no. Non è più tempo per portare il lutto ormai. Solo se muore un bambino, la madre non smette mai il lutto. Si dice che mentre il bimbo è ancora nel grembo della madre, Dio stesso gli svela tutti i segreti dell'universo. Ma appena nato, un angelo lo sfiora con un dito e gli fa dimenticare tutto. Credi che Dio voglia far dimenticare tutto anche a mio figlio? O invece sarà diverso per lui? Ah, Maria, io non lo so, è un mistero per me. Ma so che tu sei benedetta. E sei benedetta perché credi che Dio mantiene sempre le sue promesse. Non dimenticarlo mai. Io so che mio figlio sarà il Messia. So che in qualche modo cambierà il mondo. Ma non riesco a capire come. Qualche volta mi è sembrato. Ma ora che sta per accadere veramente. Credi che sarà davvero un re? Un re come David? Oh, Maria. Credo che il tuo nome vivrà per sempre, di generazione in generazione. Preparate, preparate le vie del Signore. Spianate la sua strada. Ogni valle dovrà essere colmata. E ogni montagna e ogni collina dovrà essere spianata. E i crochi daranno vita alla primavera. E tutto si addolcirà. E tutte le specie vedranno la redenzione di Dio. Zaccaria ed io dobbiamo raggiungere i capi sacerdoti. A te non è permesso. Sacrificale.
Su, andiamo, figliola mia. Non bisogna comportarsi così. Deve essere sacrificato per i nostri peccati. È una cosa buona. È il simbolo del Messia che ci redimerà e come l'agnello darà la sua vita per la nostra salvezza. Così è scritto. Ma tu, mia cara, non devi avere il cuore spezzato, perché sacrificando se stesso salverà l'intera umanità. Vieni. Dobbiamo andare adesso, Maria. C'è un'aria pericolosa in giro. Andiamo, presto. Perché? Che succede? Non lo so. Una sommossa, forse. Dobbiamo fare presto. Zaccaria! Muovetevi, sbrighiamoci. Tu resta qui. Popolo di Israele, il corno sta suonando per ricordarvi che Dio è il vostro re. Non Erode. Erode non sarà mai un re per gli ebrei. Ha riempito il vostro tempio con le false immagini di Roma. Così come riempirà i vostri cuori e le vostre menti, se glielo permetterete! Fermo! Ti ordino di fuori! Maria. Sono qui. Maria. Sono qui. Come fai a conoscere il mio nome? Dove? Sei salvo. Devi riposare, ti hanno ferito. Mio padre ti ha salvato prima che ti prendessero i romani. Sei qui già da un giorno ormai. Un giorno. E gli altri? Non muoverti. Sei ancora debole. Dove sono gli altri? Tutti prigionieri.
Sono stati catturati da Erode. Li ha condannati. Condannati a morte. Io devo andare. No! Sei debole e non è prudente. No, devo andare. Ti prego, resta qui. Potrebbero catturare anche te. Devo andare. Ringrazia tuo padre da parte mia, per favore. Vi ringrazio. Perché? La salvezza di cui avrò timore. Geova è la fortezza della mia vita. Geova è la mia luce, la salvezza di cui avrò timore. Geova è la fortezza della mia vita. Di chi avrò terrore? Geova è la luce, la salvezza di cui avrò timore. Geova è la fortezza della mia vita. Di chi avrò terrore? Geova è la luce, la salvezza di cui avrò timore. Geova è la fortezza della mia vita, di chi avrò terrore. Geova è la luce e la salvezza, di chi avrò timore. Geova è la fortezza della mia vita, di chi avrò terrore. Geova è la luce e la salvezza, di chi avrò timore. Geova è la fortezza della mia vita, di chi avrò terrore. Geova è la luce e la salvezza, di chi avrò timore. Geova è la luce e la salvezza, di chi avrò timore. Mio Dio. Geova è la fortezza della mia vita, di chi avrò terrore. Rebecca! Rebecca? Sono Giuseppe, figlio di Giacobbe. Giuda. Giuda è morto.
È morto combattendo per la sua fede. Oh già. E anche tutti gli altri. Tutti eroi, coraggiosi e sinceri. Ma è morto anche per te. Per i vostri figli. E che cosa mi consigli di dire ai figli? Che il padre è morto per loro? Quando non è mai vissuto per loro? Li ha amati. Amati. Non abbastanza da diventare un vero padre. Non abbastanza da stargli accanto e vederli crescere. E cercare di educarli e insegnargli giorno per giorno quello che è buono e giusto. Ad essere onesti e caritatevoli e ad amare. Tutto questo è stato solo compito mio. Voi uomini, credete che sia così eroico combattere e morire? E lasciate a noi i doveri più gravosi. Credi che sia difficile morire? Guardati attorno. Basta smettere di lottare. Veramente difficile è sopravvivere, giorno dopo giorno. Lui li ha amati. Cosa pensi che gli abbia insegnato? A essere uguali a lui. A odiare e combattere. Ragazzi, no! Quando non l'ho trovata mi sono disperato. Dice che anche Elisabetta aspetta un bambino. Non riesco a capire com'è possibile. Ti farebbe piacere che ti accompagnassi da lei? No, no. Lei è felice lì. Io non sono stata giusta con lei. Non essere troppo severa con te stessa. Beh, comunque, le farà bene star lontano da qui per un po'. La gente può essere molto crudele quando non riesce a capire una cosa. Ma i nostri cittadini si sentono molto a disagio per il modo come hanno trattato Maria. E anche Giuseppe. Hai saputo niente di lui? Probabilmente se n'è andato con quegli zeloti. Dove può essere altrimenti? Non è voluto rimanere, né ha voluto che lo curassi. Quindi è inutile che vada a cercarlo. Ma forse se sapesse dov'è Maria... Non ne vuole sapere niente. Sto cercando la casa di Zaccaria a Dieran. Coraggio, amico mio. Andrà tutto bene, vedrai. Per la maggior parte di noi questa è l'esperienza più straordinaria. Senti. Senti. È così bello, così piccolo. Non avevi mai visto nascere un bambino? Ero troppo piccola quando è nato mio fratello. Beh, ora sai cosa devi fare quando arriverà il tuo tempo. Sì. Ma ti senti bene? Ho bisogno di camminare un po'.
Giuseppe, Dio mi ha esaudita, ti ha fatto tornare da me. Non posso vivere senza di te. Adesso lo so. Ti prego, lasciami vivere con te. Fammi fare da padre a tuo figlio. Maria, non mi importa che cosa hai fatto. Non ha nessuna importanza. È te che voglio. Che cosa ho fatto? Ancora? Ascolta, Maria, non ha più nessuna importanza oramai. Ancora non mi credi? Io ti amo, Maria. Sì, mi ami. A tal punto da perdonarmi se ho peccato. È così, Giuseppe? Ma così non mi avrai. Non finché non riuscirai a credermi, perché credere alle mie parole significa credere in Dio. Ma io ho bisogno di te. Io ti amo. Anch'io ti amo, Giuseppe. Un tempo ti amavo più della mia stessa vita. Ma ora sono certa che la mia vita non mi appartiene. E che niente è importante quanto il compito che Dio ha deciso di assegnarmi. Egli ha scelto me, Giuseppe. Ma ha scelto anche te. E tu lo senti, è vero, Giuseppe? Se no, non saresti qui. Dimmi, che cosa vuoi che faccia? So di aver sbagliato. E vorrei che tu mi perdonassi, Maria. Non c'è niente da perdonare. Io voglio il bambino, Maria. E voglio amarlo, educarlo e averne cura insieme, tu ed io. Ma devi prima credermi, altrimenti non sarà possibile. E allora dimmi cosa devo fare. Aiutami a credere. Giuseppe, vieni con me. Tienilo bene, non farlo cadere. È venuto Giuseppe. Ah, si è ringraziato il Dio. Sì. Oh, è bellissimo. Come si chiama? Zaccaria non può parlare. Si chiamerà Giovanni. Giovanni? E perché? Non c'è nessuno che si chiama Giovanni nella vostra famiglia. Adesso ridammelo. Che cos'hai, amico mio? Il suo nome sarà Giovanni. Zaccaria. Sia lodato il Dio. Sta per nascere il nostro Salvatore, Elisabetta, della stirpe reale del suo servo David. È nostro figlio, gli preparerà il cammino. L'alba del cielo sta per levarsi su di noi, per dare la luce a coloro che vivono nelle tenebre e per guidarci nel sentiero della pace. Thank you.
Giuseppe, figlio di David, figlio di non David. Temere nel prendere Maria come moglie. Non temere. Perché quello che porta in grembo è stato concepito dallo Spirito Santo. Avrà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Ed egli salverà il suo popolo dai peccati. Tutto questo accadrà perché si adempia la promessa che Dio ha fatto per mezzo del profeta. La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Egli sarà posto nome Emanuele, che significa Dio è con noi. Che significa Dio è con noi. Oh mio Dio, ti ringrazio per avermi salvato. Sono stato troppo orgoglioso ed ho peccato. Per questo hai voluto umiliarmi. Mi hai scelto fra tanti molto più meritevoli di me. Aiutami, Signore, ad essere un buon marito per Maria e ad allevare tuo figlio come tu desideri. Fai seguire a eseguire la tua volontà in ogni cosa. Andiamo a casa. Buongiorno, marito mio. Dove stai andando? Vorrei andare a trovare mia madre. Bene, vai pure. Grazie. Tu riposa. No, no, devo andare a lavorare. Giuseppe! Cosa vogliono? Non lo so. Giorno. Buongiorno. Abbiamo pensato che forse vi serva una mano qui per la casa. Io potrei piantare qualche fiore. Ma perché fanno il censimento? E te lo chiedi per le tasse, anche se sarà difficile che riescano ancora a spremerci qualcosa. Vogliono sapere quanti siamo esattamente. Beh, dovrò andare a casa a farmi registrare. Sì. È un bel viaggio con Maria in quelle condizioni. Sì, infatti. Ma come puoi soltanto pensare di lasciarmi qui? Immagina se il bambino nascesse mentre sei via. E vorresti che ti portassi fino a Betlemme nelle tue condizioni? Sì. No. Sì. No. Sì. Maria, è un viaggio troppo faticoso. 4 giorni e c'è il deserto da attraversare. E la notte fa molto freddo. Ma sarò insieme a te.
E Dio non ci abbandonerà. E va bene. È un accampamento, Maria. Perdonami se ti disturbo, ma mia moglie è molto stanca e io ti chiedo se possiamo unirci a voi questa notte. Oh, ma noi non ci accampiamo, ci muoviamo tra un po', la notte viaggiamo. Ma voi potete anche venire. Riposatevi, su, mangiate. Grazie, grazie. Dimitri. La piccola Maria. Come sei bella. Che piacere. E tu sei Giuseppe? Sì. Oh, oh, che uomo fortunato. Vedi? Te l'avevo predetto che Giuseppe ti avrebbe sposato. Che ti avrebbe dato tanti bei bambini. E lo zingaro? Oh, niente più zingaro. Finito. Ora sono la guida di un re molto saggio e molto ricco. Venite. Voglio farvelo conoscere. Venite, venite. Oh, quante cose da raccontare, Maria. È una stella meravigliosa. L'avete vista? Ieri notte la prima volta. Io invece la sto seguendo da molte, molte notti. Era già apparsa due volte a Oriente nel mio paese, qualche mese fa. Quando l'ho rivista, una stella così straordinaria può solo annunciare la nascita di un grande re. E io sto aspettando. Io sto aspettando il più grande dei re. Anche tu sei ebreo? I miei parenti furono catturati e portati via da Gerusalemme. Tanto tempo fa diventarono ricchi e molto potenti. E non tornarono più. Ma non per questo hanno dimenticato. E il mio sogno è stato sempre di tornarvi. C'era una storia, una leggenda che raccontava mio padre. Diceva che quando arriverà il Messia, ogni tribù di Israele tornerà, portando con sé tanti doni per lui. Possiamo andare avanti. Sei sicura? Giuseppe, puoi aiutarmi a scendere? Tutto bene? Vorrei solo camminare un po'. Non avrei dovuto portarti, sono uno stupido. Sono d'accordo con te. Davvero? Oh, man.
Elia, figlio di Caleb. Famiglia? Di Eliakim. Non ti preoccupare. Per favore, potete farci passare? Mia moglie sta male. Lasciatela passare o partorisce qua. Grazie. Grazie. Permesso. Su, fateli passare. Nome? Giuseppe, di Giacobbe. Famiglia? Famiglia di David. Occupazione? Maria. Occupazione? Falegname. Andate, andate. Andiamo. Nome? Neemia. Maria. Allontanatevi. Abbiamo bisogno di una stanza, mia moglie sta male. Non c'è posto, muovetevi. Ma mia moglie ha bisogno di un letto. Ho detto che non c'è posto. Non fa niente, non fa niente. Vieni, andiamo. Allontaniamoci da questa folla. Ce la fai a resistere ancora un po'? Oh, guarda, guarda. Maria, venivo a giocare qui da piccolo. Un luogo perfetto per edificare la stirpe di David. Qualcuno deve essersi nascosto qui per sfuggire ai romani. Siamo fortunati, c'è della paglia pulita. Giuseppe, fai entrare l'asino, gli animali ci scalderanno. Sì. Che cosa posso fare? Maria. Giuseppe, raccontami altre storie buffe. Io. Mi ricordo. Mi ricordo che quando ero ragazzo. Mi davo aria di grande cacciatore. Beh, una volta stavo andando a caccia di conigli e ne vedo uno bello grosso. E stavo per prendere la mira. Ma proprio in quel momento mi accorsi che non era un coniglio. Il gatto preferito di mio padre. È arrivato il momento. Assomiglia a tutti gli altri bambini, non ti pare? È molto più bello. Sì. È più bello. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo. Che cosa c'è? Il profeta ha detto che un giorno dovremo perderlo. È quella volta che hanno sacrificato l'agnello nel tempio. Maria, noi non possiamo capire i disegni di Dio, ma sappiamo che Egli agisce sempre per uno scopo preciso. Proprio tu mi hai insegnato che possiamo soltanto accettare la sua volontà.
No. È stato Dio a insegnartelo. Già. So che non potrà mai essere nostro completamente.